mostrò come realizzare questa blusa che io ho deciso di chiamare blusa rubino. Per quanto riguarda il filato, io ho optato per quello della Mistrico Filati in linea canna da zucchero, che sapete ho già utilizzato quest'estate anche nella sua versione con il luxe, ma questa volta ho optato per una versione e per la versione base. Il colore che ho scelto è il rosso, anche se da qui sembra un rosso un po' acceso, in realtà è un rosso un po' più scuro, tendente quasi al sangue. Il colore comunque è il numero 15. Per poter realizzare questa blusa, che è una taglia S, ma come vedete mi va sia larga che lunga, io ho utilizzato 350 grammi di questo filato, lavorando sempre con un uncinetto del 3,5. Per una taglia M vi consiglio di prendere 450 grammi, per una taglia L 550 grammi. Però se volete le maniche più lunghe, allora vi consiglio 50 grammi in più per una taglia S, 100 grammi in più sia per una taglia M che per una taglia L rispetto a quello che vi ho già detto. Però se la volete fare più corta e andare a fare maniche più lunghe, allora vi riporto su quello che avevo detto all'inizio. Dipende sempre da come volete modificare questa blusa per renderla più particolare, più personale. Per quanto riguarda invece il link al sito Uncinettando con i Filati, vi ricordo che in questo momento le spedizioni sono ferme, ma ricominceranno il 31, però potete fare tranquillamente gli ordini sul sito e dal 31 gli ordini ricominceranno a partire, quindi vi arriverà subito il vostro pacco. Se volete fare questa blusa in versione più invernale, vi consiglio come filati potreste utilizzare il Van Gogh, se volete anche qualcosa di sfumato, l'Alta Marea, potreste utilizzare anche il Baci Rubati, quindi veramente potete sbizzarrirvi a fare questa blusa con il filato che più vi aggrada, se mi lasciate passare il termine. Per quanto riguarda la lavorazione, è una lavorazione molto semplice, ma che io trovo molto anche carina. È qualcosa di particolare perché è un po' geometrico, quindi è bellissima, almeno per me è bellissimo come punto, e si realizza ripetendo sempre 3 giri, che diventano 6 quando si va a lavorare per gli scalfi, perché nella parte di sotto non lavoriamo in tondo, ma per gli scalfi lavoriamo in giri di andata e ritorno. Una volta fatto ciò e cucite le spalle, sono andata a fare le maniche ripetendo sempre lo stesso punto. All'inizio volevo fare le maniche anche un po' più larghe, però ho in mente qualche altro modello con delle maniche larghe che vanno più per, diciamo, per l'autunno più che per l'estate, e quindi ho deciso di lasciare a 3/4 e ho rifinito le maniche facendo un semplicissimo bordo di maglie basse. Detto ciò, spero che anche questa creazione vi piaccia, che desiate realizzarla, e se è così poi mi raccomando mandatemi le vostre foto o sulla mia pagina Facebook Uncentando con Elsa, o sul gruppo Facebook La Libertà di Uncentare e Sferuzzare, oppure potete taggarmi su Instagram, dove mi troverete sia come Elsa Faccio che come Uncentando con i Filati. E noi come sempre ci vediamo poi al prossimo video tutorial. Allora, per realizzare la nostra blusa io utilizzerò il filato canna da zucchero. Questa è la seconda volta che devo iniziare a rifare l'inizio del video, in quanto mi sono accorta quando stavo per andare a montare il video che si sentivano i rumori dei lavori che stanno facendo nel mio parco, e quindi mi ero dimenticata di insonorizzare, quindi di eliminare i rumori esterni. Quindi adesso rifaccio la parte iniziale, però lavorando su un piccolo campione. Vi dico già che per poter realizzare la mia maglia io ho montato 152 catenelle. La lavorazione che andremo a fare si ottiene su un multiplo di 8, e io direi per una taglia M di andare a montare almeno 5 motivi in più, per una taglia L anche 10. Però tenete sempre presente di misurarvi o il seno o la circonferenza del seno o la circonferenza dei fianchi, e a seconda di quello che avete più grande andare a montare tante catenelle ed arrivare a quella circonferenza, tenendo sempre naturalmente presente che il multiplo su cui andiamo a lavorare è un multiplo di 8. Quindi io per la mia maglia ho montato 152 catenelle lavorando con l'uncinetto 3,5. Nel campione a cui adesso io vi farò vedere come realizzare il motivo, ho montato invece 40 catenelle lavorando sempre con l'uncinetto del 3,5. Quindi possiamo andare a fare il nostro primo giro, che consiste nel realizzare 3 catenelle che sono la nostra prima maglia alta, quindi 1 2 3. Prendo il filo, rientro nella stessa catenella di base e vado a fare altre 2 maglie alte, 1 e 2. 2 catenelle, 1 2, salto una catenella, entro nella seconda e vado a fare una maglia bassa, 5 catenelle, 1 2 3 4 5, salto 3 catenelle, entro nella quarta e vado a fare una maglia bassa,
2 catenelle, 1 e 2, salto una catenella e ricomincio da capo. Quindi entro nella seconda catenella e vado a realizzare le mie 3 maglie alte. Una, rientro 2, rientro 3. 2 catenelle, 1 e 2, scusate, mi tiro un po' di filo, eccomi. Salto una catenella, entro nella successiva e vado a fare una maglia bassa. 5 catenelle, 1, 2, 3, 4, 5. Salto 3 catenelle, entro nella quarta e vado a fare una maglia bassa. 2 catenelle, 1, 2, salto una catenella e ricomincio da capo. Facciamo un'ultima volta insieme, quindi entro nella seconda catenella e vado a fare 3 maglie alte. Una, due e tre. 2 catenelle, 1, 2, salto una catenella, entro nella successiva e realizzo una maglia bassa. 5 catenelle, 1, 2, 3, 4, 5, salto 3 catenelle, entro nella quarta e vado a fare una maglia bassa. 2 catenelle, 1 e 2, ricomincio da capo. Devo fare questo quindi per tutto il mio primo giro. Sto per terminare quindi il primo giro. Ho fatto la maglia bassa di 2 catenelle, entro nella terza catenella iniziale e vado a fare una maglia bassissima. Secondo giro, vado a realizzare 3 catenelle che sono sta prima maglia alta. Catenella di separazione, prendo il filo, vado alla maglia alta successiva e realizzo una maglia alta. Catenella di separazione, prendo il filo, entro nella maglia alta successiva e vado a fare un'altra maglia alta. Ops. 3 catenelle, 1, 2, 3, vado nell'archetto di 5 catenelle, entro nella terza catenella e vado a fare una maglia bassa. O entrate nella terza catenella o entrate direttamente nella maglia nell'archetto senza andare nella terza catenella. Quindi invece di entrare nella terza catenella potete semplicemente entrare nell'archetto e fare la maglia bassa. Come preferite, io lascio così, entro direttamente senza dover entrare nella terza catenella. Però se voi volete la lavorazione più precisa, allora potete entrare nella terza catenella. 3 catenelle, 1, 2, 3. E ricomincio da capo, quindi vado nella prima maglia alta e realizzo una maglia alta. Catenella di separazione, vado nella seconda maglia alta e realizzo una maglia alta. Catenella di separazione, vado nella terza maglia alta e realizzo una maglia alta. 3 catenelle, 1, 2, 3, vado nell'archetto di 5 catenelle e vado a fare una maglia bassa. 3 catenelle, 1, 2, 3 e ricomincio da capo. Facciamo un'ultima volta insieme. Vado dove ho la prima maglia alta e realizzo una maglia alta. Catenella di separazione, vado alla maglia alta successiva e realizzo una maglia alta. Catenella di separazione, vado alla maglia alta successiva e realizzo una maglia alta. 3 catenelle, 1, 2, 3. Vado dove ho l'archetto di 5 catenelle e realizzo una maglia bassa. 3 catenelle, 1, 2, 3 e ricomincio da capo. Devo fare questo per tutto il mio secondo giro. Sto per terminare anche il mio secondo giro. Ho fatto le 3 catenelle, entro nella terza catenella iniziale e vado a fare una maglia bassissima. Terzo giro, vado a fare 3 catenelle che sono sta prima maglia alta. 3 catenelle di separazione, 2 e 3. Vado nella maglia alta successiva e vado a fare un'altra maglia alta. 3 catenelle, 1, 2, 3. Vado nella maglia alta successiva e realizzo una maglia alta. Catenella di separazione, salto tutto e ricomincio da capo. Quindi vado direttamente dove ho la maglia alta e realizzo una maglia alta. 3 catenelle, 1, 2, 3. Vado alla maglia alta successiva e realizzo una maglia alta. 3 catenelle, 1, 2, 3.
Vado una maglia alta successiva e realizzo una maglia alta, catenella di separazione e ricomincio da capo. Quindi salto tutto, facciamo 3 volte insieme, vado dove ho la maglia alta e realizzo una maglia alta, 3 catenelle, scusate ogni tanto mi devo tirare il filo, 1 2 3, vado una maglia alta successiva e realizzo una maglia alta, 3 catenelle, 1 2 3, vado una maglia alta successiva e realizzo una maglia alta, catenella di separazione, ricomincio da capo. Devo fare questo per tutto il mio terzo giro. Sto terminando anche il mio terzo giro, vado dove ho la terza catenella che equivaleva alla mia prima maglia alta dopo aver fatto la catenella di separazione, e vado a fare una maglia bassissima. Adesso noi andremo a fare sempre lo stesso 3 giri, però i 3 giri che andremo a fare adesso, che ci permettono di alternare il motivo, vedete qui il motivo è alternato, quindi i prossimi 3 giri la lavorazione è sempre questa, ma si inizia in maniera diversa proprio perché andiamo ad alternare, e questi 3 giri che andremo a fare adesso sono i 3 giri che dovete sempre ripetere. Io li chiamerò 4 5 6, quindi diciamo che il 4 e il 5 6 sono i giri che andremo sempre a ripetere, questo perché dovremo ottenere il nostro motivo alternato. Quindi andiamo a fare in questa maniera: con una maglia bassissima ci portiamo con delle maglie bassissime ci portiamo all'interno dell'archetto di 3 catenelle, andiamo a fare una maglia bassa, 5 catenelle di separazione, 1 2 3 4 5, vado nell'archetto di 3 catenelle successive, realizzo una maglia bassa, 2 catenelle, 1 e 2, prendo il filo, entro nell'archetto di una catenella che mi separa le due maglie alte e vado a fare 3 maglie alte, 1, 2, 3, 2 catenelle, 1 e 2, ricomincio da capo, vado nell'archetto di 3 catenelle, realizzo una maglia bassa, 5 catenelle, 1, 2, 3, 4 e 5, vado nell'archetto successivo e realizzo una maglia bassa, 2 catenelle, 1 e 2, vado dove ho la catenella di separazione tra le due maglie alte, vado a fare 3 maglie alte, 1, rientro 2, rientro 3, 2 catenelle, 1 e 2, ricomincio da capo. Facciamo 3 volte insieme. Entro nell'archetto di 5 catenelle, realizzo una maglia bassa. 5 catenelle, 1, 2, 3, 4 e 5. Vado nell'archetto successivo e realizzo una maglia bassa. 2 catenelle, 1 e 2. Vado dove ho la catenella di separazione e vado a fare 3 maglie alte. 1, 2 e 3, 2 catenelle, 1 e 2, ricomincio da capo. Devo fare questo per tutto il quarto giro. Sto terminando il quarto giro, ho fatto le 2 catenelle, entro dove ho la maglia bassa e vado a fare una maglia bassissima. Quinto giro, con delle maglie bassissime mi porto all'interno dell'archetto di 5 catenelle e vado a fare una maglia bassa, 3 catenelle, 1 2 3, vado dove ho la prima delle 3 maglie alte, realizzo una maglia alta, catenella di separazione, vado alla maglia alta successiva, realizzo una maglia alta, catenella di separazione, vado alla maglia alta successiva, realizzo una maglia alta, 3 catenelle, 1 2 3, e ricomincio da capo. Quindi vado nell'archetto di 5 catenelle e vado a fare una maglia bassa, 3 catenelle, 1 2 3, vado dove ho la prima maglia alta e realizzo una maglia alta, catenella di separazione, vado alla maglia alta successiva e realizzo una maglia alta, catenella di separazione, vado alla maglia alta successiva, realizzo una maglia alta, 3 catenelle, 1 2 3, e ricomincio da capo. Facciamo un'ultima volta insieme: entro nell'archetto di 5 catenelle, realizzo una maglia bassa, 3 catenelle, 1 2 3,
vado dove ho la prima maglia alta e realizzo una maglia alta, catenella di separazione, vado alla maglia alta successiva, realizzo una maglia alta, catenella di separazione, vado alla maglia alta successiva, realizzo una maglia alta, 3 catenelle, 1 2 3 e ricomincio da capo. Devo fare questo per tutto il mio quinto giro. Sto terminando anche il quinto giro, ho fatto le 3 catenelle, vado dove ho la maglia bassa iniziale e faccio una maglia bassissima. Adesso devo andare a fare il mio sesto e ultimo giro. Con delle maglie bassissime mi porto dove ho la prima maglia alta. E a questo punto realizzo 3 catenelle che sono sta prima maglia alta. 1, 2, 3. 3 catenelle di separazione. 1, 2, 3. Prendo il filo, vado nella maglia alta successiva, realizzo una maglia alta. 3 catenelle, 1, 2, 3, vado alla maglia alta successiva e realizzo una maglia alta. Catenella di separazione, prendo il filo, salto tutto e ricomincio da capo, andando direttamente dove ho la prima maglia alta e vado a fare una maglia alta. 3 catenelle, 1, 2, 3, vado dove ho la maglia alta successiva e realizzo una maglia alta. 3 catenelle, 1, 2, 3, vado alla maglia alta successiva e realizzo una maglia alta. Catenella di separazione, ricomincio da capo. Facciamo un'ultima volta insieme, vado dove ho la maglia alta e realizzo una maglia alta. 3 catenelle, 1, 2, 3, vado alla maglia alta successiva e realizzo una maglia alta. 3 catenelle, 1, 2, 3, vado alla maglia alta successiva e realizzo una maglia alta. Catenella di separazione, continuo così per tutto il mio sesto giro. Sto terminando anche il mio sesto giro, ho fatto la catenella di separazione, entro nella terza catenella e faccio una maglia bassissima. Benissimo, adesso come vi ho detto, per avere il nostro motivo alternato, ve lo faccio vedere sulla maglia che si nota di più, eccomi. Per avere il nostro motivo alternato, adesso noi ripeteremo sempre il quarto, il quinto e il sesto giro. In realtà quindi i giri che andremo a fare sono sempre 3, solo che qui abbiamo iniziato in maniera diversa i primi 3, mentre qui per poter avere il nostro motivo alternato andremo a ripetere sempre il quarto, il quinto e il sesto giro. Vi faccio rivedere un attimo come fare il quarto. Con una maglia bassissima ci portiamo all'interno dell'archetto di 3 catenelle, andiamo a fare una maglia bassa, 5 catenelle, 1, 2, 3, 4 e 5, andiamo dove abbiamo le 3 maglie alte, le 3 catenelle e andiamo a fare una maglia bassa, 2 catenelle, andiamo dove abbiamo la catenella di separazione, andiamo a fare le nostre 3 maglie alte, 1, 2 e 3. 2 catenelle, 1 e 2, si ricomincia da capo. Quindi questi sono i giri che dovremo andare a rifare, il quarto, il quinto e il sesto. Io li ho già fatti, adesso continuerete con la lavorazione vera della maglia, nel quale vi dirò quanti motivi ho ripetuto per andare a arrivare a fare gli scalfi, e poi passeremo a fare questo stesso motivo in giri di andata e ritorno per poter creare gli scalfi della manica della maglia. Allora, ho ripetuto il motivo per 15 volte, quindi dal basso fino ad arrivare agli scalfi ho ripetuto il motivo per 15 volte. A questo punto sono andata a mettere il marcatore. Per mettere il mio marcatore io sono andata a contarmi il mio motivo, che è questo qua, quindi 1, 2, e ne ho contati un totale di 19. Quindi ne ho messi 9 dietro e 10 avanti. Ricordatevi sempre che quello dispari va messo sul davanti. E quindi un marcatore qui, ho contato 10 dei miei motivi e ho messo il marcatore dove ho la catenella di separazione, vedete? Quindi ho le 3 maglie alte separate da 3 catenelle e poi ho una catenella e sono andata a mettere il marcatore e ne ho messi 9 dietro. A questo punto continuiamo a fare la lavorazione, ma non più in giri di tutto tondo ma in giri di andata e ritorno, e vi faccio vedere come fare.
Allora, iniziamo quindi a fare il nostro primo giro e andiamo a fare 3 catenelle che sono sta prima maglia alta, 2 catenelle di separazione, vado nel primo archetto di 3 catenelle e vado a fare una maglia bassa. 5 catenelle, 1, 2, 3, 4 e 5, e adesso andiamo a lavorare normalmente come abbiamo sempre lavorato. Vado nell'archetto successivo e vado a fare una maglia bassa. 2 catenelle, 1, 2, prendo il filo, vado nella catenella di separazione e vado a fare le mie 3 maglie alte. 1, 2 e 3. 2 catenelle e ricomincio, vado nel primo archetto e faccio una maglia bassa, 5 catenelle e continuo così per tutto il giro. Vi faccio vedere poi come terminarlo e iniziare il secondo. Sto per terminare il giro, vado a fare le mie 5 catenelle, vado nell'archetto successivo e vado a fare una maglia bassa, 2 catenelle, 1, 2, prendo il filo, vado dove ho la maglia alta, vedete qui ho il mio marcatore, qui ho la maglia alta, e vado a fare una maglia alta. Ho terminato così il primo giro, mi giro con la lavorazione e vado a fare il mio secondo giro e vado a realizzare 3 catenelle che sono sta prima maglia alta. Catenella di separazione, rientro dentro la maglia alta e vado a fare un'altra maglia alta. 3 catenelle, 1, 2, 3, vado nell'archetto di 5 catenelle, faccio una maglia bassa e adesso vado a lavorare normalmente il mio giro, quindi 3 catenelle, 1, 2, 3 e vado a fare una maglia alta sopra la prima maglia alta, catenella di separazione, vado alla maglia alta successiva e realizzo un'altra maglia alta, catenella di separazione, vado alla maglia alta successiva e realizzo un'altra maglia alta. 3 catenelle, 1, 2, 3 e vado a lavorare normalmente di nuovo la mia maglia bassa nell'archetto di 5 catenelle. Continuo così quindi per tutto il secondo giro, vi farò vedere come finire e come iniziare il terzo. Sto per terminare il secondo giro, ho fatto le 3 catenelle, entro nell'archetto di 5 e vado a fare una maglia bassa. 3 catenelle, 1, 2, 3. Prendo il filo, vado dove ho la terza catenella che equivaleva alla mia prima maglia alta e vado a fare una maglia alta, catenella di separazione, rientro un'altra maglia alta. Ho terminato così anche il secondo giro, mi giro con la lavorazione e vado a fare il mio terzo giro e andiamo a realizzare 3 catenelle che sono sta prima maglia alta, 1, 2, 3. 3 catenelle di separazione, 1, 2, 3, prendo il filo, vado alla maglia alta successiva e realizzo una maglia alta, catenella di separazione, ora vado a lavorare come lavoro sempre il mio terzo giro, quindi vado dove ho la maglia alta e realizzo una maglia alta, 3 catenelle, 1, 2, 3, vado alla maglia alta successiva e vado a fare una maglia alta. 3 catenelle, 1, 2, 3, vado nell'ultima maglia alta e vado a fare una maglia alta. Catenella di separazione e ricomincio andando nella prima maglia alta e facendo una maglia alta. Quindi continuo così per tutto il mio terzo giro. Vi farò vedere come terminarlo e come iniziare poi il quarto. Sto per terminare anche il terzo giro, ho fatto una catenella di separazione, prendo il filo, vado nella maglia alta e vado a fare una maglia alta. 3 catenelle, 1, 2, 3, prendo il filo, vado nella terza catenella, quindi salto una catenella, vado nella terza catenella che equivaleva alla mia prima maglia alta e vado a fare una maglia alta. Ho terminato così anche il terzo giro e posso andare a fare il quarto, quindi mi giro con la lavorazione e andiamo a fare o vi alzate con una catenella e poi andate a fare una maglia bassa o fate con me, andiamo direttamente a fare una maglia bassa, 2 catenelle, 1 e 2, prendo il filo e vado a lavorare come al solito, vado dove ho la catenella di separazione tra le due maglie alte e vado a fare le mie 3 maglie alte, 1, rientro 2, rientro 3,
2 catenelle di separazione, vado nel primo archetto di 5 catenelle e realizzo una maglia bassa. 5 catenelle, 1, 2, 3, 4 e 5, vado nell'archetto successivo e realizzo una maglia bassa. 2 catenelle, 1 e 2, e ricomincio andando a fare nell'archetto di separazione, nella catenella di separazione, le mie 3 maglie alte. Continuo così, quindi per tutto il quarto giro, vi farò vedere come terminarlo e come iniziare poi il quinto. Sto per terminare anche il mio quarto giro, ho fatto le 3 maglie alte, vado a fare 2 catenelle, entro nella terza catenella, quindi salto 3 catenelle, entro nella quarta, oppure contando da sotto entro nella terza e vado a fare una maglia bassa. Ho terminato così anche il quarto giro. Mi giro con la lavorazione e vado a fare il mio quinto giro e vado a fare 2 catenelle che sono la mia prima maglia alta non chiusa. Vado dove ho la maglia, la prima delle mie 3 maglie alte, e vado a fare una maglia alta non chiusa. Chiudo le 2 maglie alte insieme, catenella di separazione, vado alla maglia alta successiva e realizzo una maglia alta. Catenella di separazione, vado alla maglia alta successiva e realizzo una maglia alta. E adesso continuo a lavorare normalmente, quindi vado a fare 3 catenelle, entro nell'archetto di 5 catenelle e vado a fare una maglia bassa. 3 catenelle, 2, 3, e di nuovo vado dove ho la maglia alta e vado a fare la mia prima maglia alta. Catenella di separazione e continuo. Vado a lavorare così per tutto il mio quinto giro e vi faccio vedere come realizzare il sesto e ultimo giro. Sto per terminare anche il quinto giro, ho fatto le 3 catenelle, vado dove ho la prima delle 3 maglie alte e faccio una maglia alta. Catenella di separazione, vado alla maglia alta successiva e vado a fare una maglia alta. Catenella di separazione, vado nell'ultima maglia alta, ma vado a fare una maglia alta non chiusa. Prendo il filo, vado dove ho fatto la maglia bassa e vado a fare una maglia alta non chiusa. Chiudo le 2 maglie alte insieme e adesso andiamo a fare il nostro sesto e ultimo giro. E vado a realizzare 3 catenelle che sono sta prima maglia alta, 3 catenelle di separazione, una maglia alta sopra la maglia alta successiva, 3 catenelle, vado alla maglia alta successiva e realizzo una maglia alta, catenella di separazione e ricomincio da capo. Quindi vado dove ho la prima delle 3 maglie alte e realizzo una maglia alta. 3 catenelle, 1, 2, 3. Vado alla maglia alta successiva e realizzo una maglia alta. 3 catenelle, vado alla maglia alta successiva e realizzo una maglia alta. Catenella di separazione e vado a lavorare così per tutto il sesto giro. Vi farò vedere come terminarlo e come ricominciare a fare il primo giro. Sto per terminare anche il sesto giro, ho fatto la catenella di separazione, vado nella prima maglia alta e vado a fare una maglia alta. 3 catenelle, 1, 2, 3, vado nella maglia alta successiva e realizzo una maglia alta. 3 catenelle, 1, 2, 3, vado dove ho le 2 maglie alte chiuse insieme e vado a fare una maglia alta. Ops. E abbiamo terminato così i 6 giri. Adesso bisogna ricominciare col primo giro che vi faccio rivedere e naturalmente io vi dirò quante volte ho ripetuto il motivo. Non vi dirò 6 giri, ma conterò sempre il motivo in questa maniera, 1 e 2. E andremo a fare poi la stessa cosa anche dietro. Cuciremo un po' le spalle e poi andremo a fare le maniche. Quindi mi giro con la lavorazione e andiamo a rifare un attimo il primo giro così da ricordarvelo. E dobbiamo andare a fare 3 catenelle che sono sta prima maglia alta, 2 catenelle di separazione, rientro nel primo archetto di 5 catenelle e faccio una maglia bassa. 5 catenelle, vado nell'archetto successivo e vado a fare una maglia bassa. 2 catenelle
e vado dove ho la catenella di separazione, vado a fare le mie 3 maglie alte. Quindi, come vi ho detto, questi sono i 6 giri che dobbiamo andare a fare, vi dirò quante volte ho ripetuto il motivo e poi andremo a cucire le maniche e le spalle. Allora, dallo scalfo fino alle spalle ho ripetuto il motivo 5 volte, quindi 1, 2, 3, 4 e 5, e poi sono andata a cucire. Ho cucito per circa 9 cm dall'interno verso dall'esterno verso l'interno, sia da questa parte che da quest'altra parte, e ho creato così i miei scalfi per le maniche. E adesso andremo a fare le maniche. Allora, devo andare a fare quindi la mia manica, questo è lo scalfo, io inizio nella parte di sotto. Faremo lo stesso punto, quindi torneremo a lavorare in tondo, non vi farò rivedere tutti i giri perché già li conoscete. Andiamo soltanto, vi voglio far soltanto vedere il primo giro e dirvi alla fine quanti motivi intorno allo scalfo mi sono venuti del mio del mio punto. Quindi mi aggancio con il filo e vado a fare le prime 3 catenelle, che sono la mia prima maglia alta. Rientro e vado a fare altre 2 maglie alte, 1 e 2. 2 catenelle, 1 e 2, vado in questo forellino qui che mi separa la maglia alta dalla maglia alta successiva orizzontale, e vado a fare una maglia bassa. 5 catenelle, vado dove ho questo forellino, quindi salto 2 maglie alte e vado a fare una maglia bassa. 2 catenelle, salto un foro, entro in successivo e vado a fare 3 maglie alte, 1, 2 e 3. Naturalmente, se voi vedete che la lavorazione vi stringe troppo, andate a ridurre il distanziamento, nel senso, la maglia bassa invece di farla qui la potete fare dove avete la maglia alta orizzontale. Cercate un po' di gestirvi voi come meglio vedete, in modo tale che la manica non si stringa ma neanche si allarghi troppo. Bene, quindi io continuo a lavorare in questa maniera, vi dirò alla fine quanti motivi ho fatto io, motivi intendo quindi il gruppo di 3 maglie alte, quindi 1, 2, vi dirò quanti motivi ho in totale e poi naturalmente continuerete da sole. Io alla fine vi dirò se ho fatto delle mezze delle maniche lunghe o delle mezze maniche. Sono ancora un po' indecisa se fare addirittura che mi arrivino al gomito. Comunque, lavorando deciderò anche questo. Sto per terminare il mio primo giro, ho fatto le due catenelle, quindi entro nella terza catenella e faccio una maglia bassissima e vi informo che io ho fatto 7 motivi in totale, 1 qua sotto, 3 di questo lato e 3 da quest'altro lato. Quindi adesso continuo a lavorare normalmente il mio punto e alla fine, come vi ho detto, vi dirò quante volte ho ripetuto il motivo e se ho fatto delle maniche lunghe o delle maniche a 3/4. Ma essendo una cosa che voglio indossare comunque a fine agosto, inizio settembre, quando iniziano a fare quelle serate un po' più fresche, penso che mi fermerò a una manica a 3/4. Comunque io adesso continuo a lavorare, alla fine vi dirò quanti motivi ho fatto, dove mi arriva la manica e anche se avrò fatto o meno un bordino per rifinire la manica. Alla fine ho deciso di fare una mezza manica. Per poterla fare, vedete, io ho ripetuto il motivo per 8 volte e alla fine ho fatto un piccolo bordino facendo una maglia bassa sopra ogni maglia alta e 3 maglie basse nell'archetto di 3 catenelle. Quindi adesso andrò a fare anche la seconda manica e la mia maglia sarà terminata.